Siamo di nuovo in studio e con Don Stefano Cava. Grazie Don Stefano per essere qua Grazie con a te. noi. Don Stefano è un parroco, ma è un uomo impegnato nel sociale, non solo nella tua parrocchia. Tu sei stato uno che ha visto avanti, sempre all'avanguardia in questo nostro territorio. Che a volte è un po' bistrattato, dal carcere alla Caritas. Parliamo prima di questa tua nuova nomina, no? Da pochissimo sei diventato direttore della Caritas di Crotone. Un impegno importante e anche difficile. Sì, un impegno che ti vede un po' calato nella realtà. Tu parlavi all'inizio, ecco, della città, della polis. Credo che ognuno di noi deve abitare, no, e vivere questa realtà. E fondamentalmente avere una visione molto ampia di quelli che possono essere le realtà, no? In questo campo, ecco, le povertà. Io ringrazio l'Arcivescovo perché mi ha nominato direttore della Caritas. Lo ringrazio perché forse avrà visto in me questo bagaglio che mi porto dietro. Tu hai nominato prima anche il carcere, sono stato cappellano 15 anni al carcere qui di Crotone, esperienza anche romana. E quindi porto con me questo bagaglio di un'umanità sofferente. E come non mai, veramente come sacerdote. Un po' facendomi le parole del Papa, toccare la carne di Cristo, no? Per noi, ecco, toccare veramente quelle che sono queste fragilità umane e che ci spingono sempre di più ad abbracciarle, no? A farle nostre. La Caritas è una realtà che insiste nel nostro territorio da tempo e che è cambiata nel tempo. Com'è cambiata secondo te? Beh, la Caritas fondamentalmente è un osservatorio, no? Sui bisogni della gente. È cambiata perché il mondo è cambiato, la realtà è cambiata, il sociale è cambiato, si evolve sempre di più. E io lo noto anche come parroco, la parrocchia 20 anni fa non è come oggi. Tu vedi ragazzi che forse fondamentalmente cercano altro nella vita, quindi anche noi parroci facciamo fatica, anche a fare i parroci perché vediamo che le istanze sono altre. E quindi, ecco, le povertà, si parla di vecchie povertà, nuove povertà. Io credo che fondamentalmente poi le povertà non sono quelle soltanto economiche. Cito sempre un'espressione di un grande vescovo che diceva che l'uomo è un uomo oggi frantumato dentro, quindi ha perso di vista anche se stesso, che ha bisogno di recuperare un po' quel senso di vita, anzi, il senso di vita. Dico sempre che la vita non ha un senso, no? Ma la vita è tutto un senso e quindi forse deve recuperare un po' quella dignità, no? Che lo spinge fondamentalmente ad approcciarsi a queste novità che la società ci propone. La Caritas, dici tu, è un osservatorio, ma sicuramente anche un posto dove chi ha bisogno va. Un posto a cui si rivolge, dove bussa e sempre trova qualcosa. E questo, prima dicevamo con Don Ezio che la provvidenza fa sempre tanto, ma è sempre anche grazie alla bontà dei crotonesi. Sì, noi siamo bravi in questo. Ricordo la pandemia, durante la pandemia, quante sollecitazioni, veramente è un mondo che si muove. Siamo fatti così, noi calabresi siamo fatti così. Io dico sempre che all'inizio ci entusiasmiamo, poi magari lungo il tempo ci perdiamo. Però c'è questo innato in noi, questo senso veramente di andare verso, di andare contro, no? Perché sentiamo tante volte anche il bisogno dell'altro che diventa il nostro bisogno. Ma questo ce lo dice Gesù. Gesù ci dice che i poveri li avrete sempre con voi. E noi dobbiamo veramente, alla luce di questo, veramente aprire il cuore sempre, no? All'accoglienza, ecco, ad entrare forse nel cuore della gente, no? Perché là è depositato un po' tanta sofferenza, ma tante anche prospettive di vita, gente che vorrebbe decollare ma non trova gli appigli giusti, no? Per poterlo fare. Quanto è difficile rapportarsi con questa povertà quotidianamente? Sì, giorni fa mi è stata fatta un'intervista di un giornale qui a Crotone, mi è venuta in mente un'espressione di Don Primo Mazzolari, questo sacerdote che
è stato veramente all'avanguardia nella Chiesa, dove purtroppo la Chiesa lo punisce, però poi lo rivaluta, no? È sempre così nella storia. Lui diceva che non dobbiamo contare i poveri, ma dobbiamo abbracciarli i poveri. Tante volte si fanno queste statistiche, ma ben vengano anche per capire, però dobbiamo abbracciarli i poveri, no? E il povero è sempre silenzioso, ci sono delle povertà silenziose, devi tu scavarle, capire, interpretarle, ma poi devi cercare di intervenire. Ecco, prima dicevamo che la Caritas è un osservatorio, io noto anche qui alla Caritas da noi si affaccia tanta gente con tante problematicità. Vanno interpretate, capite e vanno orientate. Orientare, capite, capite, abbracciate, ma hanno tutte o comunque un unico denominatore, no? Che è quello dell'accoglienza ed è quello dell'aiuto. Sì, allora farsi prossimi, questo è Gesù lo diceva, farsi prossimi. E c'è questo termine che ricorre spesso anche nei Vangeli, Gesù che diventa compassionevole, dove compassione significa compatire, patire con. E noi non possiamo soltanto dare una busta di spesa o dare un soldo per risollevare le sorti. Il Papa diceva, Papa Francesco ci diceva che ogni qualvolta noi facciamo l'elemosina, no? Magari diamo la monetina nelle mani, quasi come ci schifassimo un pochettino dell'altro. Ma lui dice, ecco, quando dai la monetina, dai la mano, stringi la mano, no? Ecco, questo farsi prossimo, perché i tuoi problemi sono i miei problemi, le tue ansie, le mie ansie. Anzi, diceva un noto scrittore italiano, Pascoli, credo, diceva che quando muore l'altro muore una parte di noi stessi. Che bello questa espressione, mi è sempre colpita perché penso che veramente le tue sofferenze devono diventare le mie, i tuoi drammi, i miei drammi. Ecco, così si costruisce una civiltà, non dell'indifferenza, ma una civiltà dell'amore, di cui sempre siamo lì a predicarlo, no? Nelle nostre parrocchie. Sei passato dal carcere alla Caritas. Il carcere è un'altra realtà veramente difficile da tenere accomunata, accompagnata, accolta. Spesso mi hai raccontato nelle nostre chiacchierate che queste persone che sono lì hanno bisogno di una parola di conforto, hanno bisogno di essere anche un poco incentivati alla vita, no? Perché il carcere sicuramente non è una realtà bella. Ovviamente sono in carcere perché hanno commesso degli errori, hanno commesso delle cose di cui, ahimè, per la giustizia italiana devono pagare ed è giusto che sia così. Però siamo lì a vedere l'aspetto umano di quelle persone. Sì, credo che, come hai detto, la pena, il disagio, l'essere ristretti all'interno di un carcere, ma io credo anche nelle povertà di cui parlavamo poc'anzi, quello che tante volte ci sfugge è l'aspetto anche psicologico di questi soggetti, no? Quello che si portano dietro. Io dico sempre che noi siamo il frutto di quello che abbiamo ricevuto. Pensate un po', tante distrazioni familiari ce li portiamo oggi. Io ricordo fra i tanti detenuti che ho incontrato, ce n'è stato uno che mi ha così colpito nel cuore, mi ha detto, dice, se la prendeva contro i suoi genitori, dicendo, se la vostra vita è stata difficile, perché ci avete messo al mondo? No? E allora tante volte manca questo senso di responsabilità. Noi siamo qui perché abbiamo vissuto in passato questo tipo di atteggiamento. E allora vede un attimino come tutto ritorna, ritorna alla famiglia, ritorna alla società, perché quando uno sbaglia, ma non soltanto chi sta in carcere, anche fuori, no? Si ha sempre torto. No? Io leggevo un articolo di un ex cappellano di Re Bibbia, l'altro giorno, che è morto, è venuto a mancare, diceva così, che anche in carcere i detenuti hanno torto. Anche lì tante volte si vive una situazione veramente in crescita. Certo. Hai sbagliato, devi punire, devi pagare, è giusto, no? La giustizia, ecco, fa il suo corso. Però questo lo vediamo anche fuori, no? Siamo molto facili a additare le persone e non ci fermiamo soltanto a vedere che cosa. Ecco, io parlavo prima di questo aspetto psicologico che tante volte sfugge a noi, il suo mondo, no? Quello che porta dietro. La propria storia, la propria vita.
ricordo, stavo di fronte al cimitero un anno lì, passavo con la macchina, era d'inverno, il mare era agitato, e ho visto un africano che guardava l'orizzonte, guardava in fondo, no, al mare lì, e sicuramente ho pensato, chissà, no, i ricordi che affiorano la mente di questo giovane, no? Magari guardando il mare agitato ricordava un po', il sicuramente è stato uno, sì, uno imbarcato in questi barconi, no, che arrivano sulle nostre spiagge, quindi, e quindi questa dimensione un po' che avvolge l'umano, che è importante. Quanto è importante adesso questo tuo impegno nella Caritas? So che sei stato a Roma, so che sicuramente ci saranno delle novità, hai intenzione, conoscendoti, di intensificare il lavoro di questo osservatorio. Sì, io ringrazio anche il mio predecessore, anche quelli che hanno lavorato fino adesso, no? Noi dobbiamo cercare di portare avanti, no? Poi è normale che ognuno di noi, che quando si mette il suo, questo è importante. La novità è quella di, come Caritas diocesana, che non vuole essere la Caritas della città di Crotone. Quando diciamo diocesana abbraccia tutte le parrocchie, 82 parrocchie della diocesi. Allora l'intento è quello di far ripartire un po' le Caritas parrocchiali. Io credo che, l'ho sempre detto come parroco, sono parroco da 29 anni, l'ho sempre detto che ogni qualvolta un'amministrazione si è insediata, sarebbe stato molto bello che il sindaco avrebbe incontrato i parroci, no? Noi abbiamo il polso della situazione. E allora i sacerdoti, i confratelli che occupano le parrocchie, loro hanno il polso della situazione, il polso delle povertà di quel territorio. E allora l'intento qual è? Adesso, sperando di incominciare, è far rilanciare un po' le Caritas parrocchiali, dare questo aiuto anche ai parroci affinché, ecco, si formi il volontariato, che è venuto a mancare ora. Proprio manca il volontariato, ci sono tante belle persone, tante belle figure, no, che vogliono essere. Proprio stamattina, prima di venire qui, ho incontrato un parroco, mi ha detto, dice, Don Stefano, riprendiamo la formazione dei volontari, che bello questa, la formazione, che non è soltanto dare una busta di spesa, assolutamente, no? O dare un soldo, è tanto formare quelle persone affinché riscoprino sempre di più, no? Questi nostri parrocchiani che vengono, riscoprono sempre di più questo amore verso gli altri, l'accoglienza. No? Bisogna pregare, ma questo non basta soltanto, bisogna fare, no? Anzi, non vorrei essere blasfemo, dico sempre, preghiamo poco e facciamo di più, certo. Forse è lì che si è un po' si quando gioca, parliamo della Quaresima e parliamo gioca, dei fioretti, no? Bravissimo, quindi meno cioccolato, sì, ma non è tanto, vabbè, poi sul fioretto poi non bisogna fare spiegare bene. È un po' quella che in questo momento è la, diciamo così, quello che il Papa ci trasmette, no? La comunità sinoidale, la Chiesa sinoidale, essere un tutt'uno, la Chiesa con il cittadino, che è importante, perché fino a poco tempo fa c'era una netta distinzione tra la Chiesa, tra i cittadini, tra il parroco e il cittadino, cioè inserirsi e stare insieme in una, sì, comunità. È bello questo che dice, sai perché? Perché mi piace fare queste esegesi del termine parrocchia. Sì. Parrocchia è un termine che significa, da parroichia, casa fra le case. La parrocchia è una casa fra tante case. La diocesi è questa realtà nostra in questo mondo, no? Dove si evolve sempre di più in questa nostra società. Allora, da parte nostra ci mettiamo veramente tanta buona volontà. Anche, ecco, nelle nostre parrocchie, nel fare il catechismo, anche con difficoltà. Adesso i ragazzi, come dicevo prima, sono un po' distratti da tante cose, però è importante che ancora viene ascoltata la Chiesa, no? Anche i parroci stessi, i sacerdoti, vengono da certo, noi certo, perché vogliono sentirsi dire quella parola che possa rimotivare la propria vita, che possa però ridare speranza. Però è cambiato speranza. Il rapporto, è cambiato anche l'approccio, no? È meno rigido, meno severo, meno blasfemo, no?
Diciamo che adesso stiamo predicando un Dio diverso, che non è il Dio che ti punisce, ti castiga, no? Il diesire diesilla, no? Anticamente si dice, attenzione, che no, va bene, ma non è questo. C'è una bellissima, anzi, interpretazione evangelica, c'è un'esegesi biblica, viene fatta alla gente e quindi la gente riscopre veramente un Dio diverso, una parola diversa, no? Quindi è che è molto, molto Ma bella sono così. cambiate anche le parole dei preti, no? Quando dal pulpito così dell'altare predicano dopo il Vangelo. Una volta io pratico la Chiesa, una volta sentivo parlare sempre solo, ecco, di quella che era, diciamo, la spiegazione del Vangelo di quel momento. Invece oggi c'è proprio un'apertura, c'è Sì. Si proprio un parla, venirsi incontro. sì. È il termine che si usa spesso, questa inculturazione della fede, che bello, no? Che significa la fede, la parola che va incastonata nel contesto sociale, nel quotidiano, che bello questo, no? Ecco perché quando ci si prepara la predica. Sì, io faccio così, io leggo la parola la domenica sera, quella che poi sarà, e poi cerco di vivere la settimana cercando un attimino di Certo. incastonare, vedere, e poi diventa il frutto, la predica il frutto di quello che hai vissuto, no? E Di questo quella sarebbe, settimana. sì, dare poi quella parola, ecco, alla gente che ti viene in chiesa, perché dico sempre che la gente non viene perché devo soddisfare quel precetto, se no Dio ti punisce. Non è questo. Gesù dice, se vuoi, puoi. Se vuoi seguirmi, puoi seguirmi, no? Ecco la libertà, no? Dei figli di Dio. Grazie, grazie per questa bellissima chiacchierata. In bocca al lupo per questo tuo nuovo Grazie, percorso e impegno nel sociale di questo territorio, di questa città. Io sono certa, conoscendoti, che andrai avanti come un treno, come se ti conosco un pochino, so che non ne abbiamo parlato tanto, sei rimasto un pochino sul vago, però so che il tuo impegno è importante. Sì, più che altro voglio costruire, adesso voglio pensare io, adesso è un momento di osservazione della situazione e poi per questo non ne ho Certo, parlato, no? Perché certo. posso dire tante cose, ma voglio un attimino osservare, vedere, sto lavorando pure, non sono con le mani Ovviamente. nelle mani, però ecco, ci aspetta veramente questa bellissima avventura dove cogliamo l'uomo in situazione, ecco così si dice in gergo, no, teologico, l'uomo in situazione, l'uomo che si evolve nel tempo, che ha bisogno, ecco, ritorno a dire, non della busta di spesa soltanto, ma ha bisogno, ecco, di essere incontrata, perché quelle motivazioni di vita che magari sono state adombrate da tante situazioni possono veramente, ecco, risorgere con un contesto nuovo. Grazie, Grazie, grazie a te. grazie ai telespettatori per averci seguito e noi torniamo domani. Arrivederci. Grazie.